Sono qui oggi per presentarvi una stipula. La penna, diciamo che in termini di dimensioni, è la penna più grande che ho. Ed è una penna a dir poco misteriosa, particolare, a edizione limitata, che vi voglio rivelare. E è una penna che simboleggia per me, non solo, è una penna tematica, è una penna in resina acrilico che fa anche in qualche modo un po' anche da demonstrator perché ha il serbatoio a vista. Ed è compresa di, vediamo, di il suo libretto di garanzia. Poi, oltre alla garanzia, avevo una cartuccia che non ho utilizzato di prova e poi ha il contagocce per poter caricare direttamente il serbatoio. È priva di convertitore. Adesso presentarvela meglio. È a dir poco mastodontica questa penna. La penna si chiama Stipula Lunga Vita, con penino oro 14 carati. La veretta, come potete vedere, stipula Made in Italy, lunga vita. E questa penna la comprai di recente. Pensando al che mi aveva, come un buon augurio per me, per tutti noi, che si riesca a superare questa crisi Covid, queste pandemie, e come dovetti lavorare, andare in ufficio, nei mesi più pesanti. Cosiddetti più pericolosi del contagio, mi sono detto: mi regalo questa penna, sperando di uscirne vivo da questa cosa. Sappiamo che non è ancora finito, ci sono ancora i focolai in diversi paesi, però noi in Italia per adesso possiamo un po', non stare tranquilli, ma poi si parla già di vaccini, insomma, però vi ricordate bene quei mesi critici, soprattutto per chi comunque doveva ancora recarsi al lavoro con tutte le limitazioni che c'erano. Quindi non sapendo cosa avremmo poi trovato e cosa sarebbe stato di noi, per fortuna non ho perso dei cari, però sappiamo. Quindi, è un buon augurio questo, è lunga vita. Mi auguro e auguro a tutti voi lunga vita. E così lo fa Stipula con questa penna. È una penna in resina acrilico. Guardate questa lavorazione del cappuccio. Una clip tutta particolare, forse la clip è la cosa più particolare. Di questo è il serbatoio, sembra è come se fosse una siringa, come potete vedere. Sembra se una siringa. Un penino stipula, è un marchio fiorentino, un piccolo marchio artigianale fiorentino, non ha tutta questa produzione di massa come può essere Montegrappo o Aurora, fa parte dei big, però
sembra che da qualche anno produca anche i suoi propri penini, ecco, perché aveva preso dei macchinari della vecchia Omas, se non sbaglio. Merita edizione, un'edizione limitata, vi dico anche, adesso non mi ricordo qua quanti pezzi, però su cui non riesco a zoomare più di tanto. È una penna anche misteriosa perché ha dei segreti, ha dei segreti. Uno di essi è svitando il cappuccio, avete uno spazio salvavita per un salvavita, tutto in acciaio, guardate, acciaio alimentare, per mettere un salvavita, grazie a Dio, io non ho problemi cardiaci o cose che debba mettere su pastiglie, però un piccolo spazio più facile a svitare che a vitare. Scusate, forse un po' di grasso. Poi ne abbiamo un secondo, da quello la chiamo Pia i segreti questa penna, perché tu da dove la sviti, questo è un po' più profondo, ci puoi mettere anche un messaggio che tu voglia dare o voglia tenere custodito, qualcosa che tu voglia custodire al suo interno. Detto questo, io farei una breve, siete d'accordo, farei una breve prova di scrittura. La penna è rossa, come vedete è rossa, e quindi io ho scelto per questa penna ho scelto il profumo di rose, l'encre rouge, sempre di Jacques Herpin. Quindi sempre nelle collezioni degli inchiostri profumati di Jacques Herpin. Mi sembrava che un rosso ci stesse proprio bene, parfum rosso, quindi il profumo è l'inchiostro che scelsi per questa penna. Proviamola allora, assolutamente la provo senza cappuccio, perché già non uso i cappucci normalmente, eccezione per la cavecco sport. Pensate, per una penna di queste dimensioni, un penone praticamente. Stipula. Vita. Con penino in oro 14 carati. E extra fine. Non la sto usando da qualche da 5-7 giorni a questa parte, però posso assicurare che è un penino morbido, un penino di un certo, aspettate, di un certo, un bel penino,
e anche all'alimentatore. Canalizzatori di dimensioni importanti. Un flusso, ricordatevi che si tratta di un extrafine, quindi è una carta rodia che assorbe subito. Come vedete, inchiostrata. Rouge. Parfum rose. È una pena costare, un piacere di scrittura, un piacere di scrittura, di scrittura. Inimmaginabile. Cosa vi posso dire ancora su questa stipula lunga vita? Stipula è comunque, come voi sapete, un marchio di lusso, artigianale fiorentino, il pennino è molto soffice, sulla carta è davvero ben tarato, comprende una finestra davvero ampia e di grande capacità. Si tratta inoltre di una versione limitata e numerata. È un pennone, di grandi dimensioni, però molto comoda, leggera e rende la scrittura un piacere. Il pennino inoltre ha una sua flessibilità, come potete vedere, ed è davvero scorrevole, non c'è molto altro da dire, ha un prezzo sicuramente elevato per le caratteristiche della penna, la sua originalità, la sua singolarità, insomma. E non è neanche così facile da trovare. Ha questa carenatura con metodo con acciaio alimentare nei segreti, come ho detto, sono due, uno nel cappuccio e l'altro nella penna. È una sezione abbastanza ampia, Tutto qua. È una penna misteriosa, però di buon auspicio per il futuro, perché la salute posso mancare tante cose, ma se manca la salute manca tutto. Quindi un buon auspicio per noi, un auguri di buona salute per tutti voi, per tutti noi.